Infatti, io capisco che non sarà un problema dell'INPS se devono essere comunicate alcune cose, però mi sembra strano che quando invece devono chiedere alcune tasse sanno sempre tutto di tutti, insomma. Quindi questa è una questione che assolutamente non quadra. Ma volevo aggiungere un'altra cosa che secondo me sbagliano molto anche lì. Sì, sì, chiedendotene in più spesso e volentieri. Ma un'altra cosa che però volevo sottolineare era che secondo me non dovremmo trattare l'argomento, questo argomento, staccato da quello di cui si parlava prima, cioè della natalità e delle mamme. Perché attenzione, cioè, con il problema drammatico che abbiamo della denatalità, tra qualche anno, l'ha detto lei prima, ci sarà un vero e proprio suicidio di popolo. Perché fate conto che lo scorso anno sono andate via dall'Italia circa 115.000 italiani. Il saldo è negativo fra nati e morti di circa 80.000-85.000 persone. Quindi abbiamo perso circa 200.000 persone, 200.000 italiani lo scorso anno, fra chi è emigrato e chi è morto rispetto a chi è nato. E attenzione, 200.000 persone, siamo 55 milioni di italiani più 5 milioni di stranieri, vuol dire un milione di italiani per 5 anni se la situazione va avanti così. È drammatico il problema della natalità, e se non ci sono figli poi non c'è neanche sviluppo economico, perché attenzione, l'incremento anche della produttività passa anche dall'avere comunque una natalità migliore. Non esiste nella storia nessun caso di paese nessun caso di paese che progredisce anche economicamente avendo la denatalità. Allora, le darò un duro colpo, perché da trovarci Emma Bonino, e proprio su questo tema ci ha detto: abbiamo una sola speranza, andare noi a cercare ogni anno 160.000 immigrati, che sono quelli che produrranno per noi e ci pagheranno le pensioni. Questa è una visione del mondo, c'è l'altra visione che dice che bisogna favorire le nascite degli italiani. Ce l'abbiamo la Bonino, facciamo dialogo.